Attilio Di Mattia, consigliere provinciale a Pescara e candidato IDV alle primarie che si terranno a Montesilvano il prossimo 15 gennaio 2012, primarie che serviranno a scegliere il candidato a sindaco del centro-sinistra. Le primarie sono uno strumento necessario, soprattutto in una città come Montesilvano, dove c'è un'emergenza democratica e non si è venuta a creare una leadership forte. Quindi i partiti che hanno il potere della struttura, cosa hanno fatto? Hanno messo a disposizione la loro struttura organizzativa proprio per demandare e lasciare la scelta al popolo, ai cittadini, la scelta del proprio candidato sindaco del centro-sinistra, ovvero una persona che farà e proverà a fare sintesi. Il mio programma è molto complesso, comunque le tre cose più importanti sono: la prima è fare in modo che ci sia al centro di tutto il turismo come volano dell'economia. Ovviamente al centro di questo c'è la bonifica del Saline, infatti nella campagna elettorale il verde color malachite è il colore significativo della mia campagna elettorale perché è un verde che esprime il colore di Pasquale Scarpitti, un poeta forse dimenticato, che racchiude tutte le gradazioni del verde. Infatti, un turismo non può esistere, un turismo fatto bene, se il mare non è pulito in una città di mare. E il mare può essere soltanto pulito se il fiume che affluisce al mare è pulito, e quindi bisogna bonificare il saline. La seconda parte del programma in cui noi puntiamo è questa. Praticamente vogliamo come target che l'80% della superficie della città di Montesilvano sia percorribile con le biciclette. Quindi questo è il target. In 5 anni l'80% della superficie con le biciclette. Il terzo punto è la rivalutazione degli immobili, quindi del patrimonio di Montesilvano, sia immobiliare, quindi che sono la Stella Maris, anche se sono in contesto provinciale del Palacongressi, ma anche delle ville, tipo Villa Delfico. E poi, come dicevo, il patrimonio ambientale a cui mi riferivo poco prima. In un periodo in cui c'è crisi, dove ci sono ristrettezze economiche, dove ci sono patti di stabilità, dove ci sono vincoli di bilancio, l'unica maniera per trovare risorse è guardare al mercato dei capitali e soprattutto ai fondi europei che ci sono, ma i fondi europei affluiscono dove ci sono idee e ci sono molti stati in Europa come la Turchia, anche non facenti parte della zona euro, che sono capaci di reperire queste risorse. Noi dobbiamo intercettare queste risorse e quindi bisogna farlo con le idee.